parte integrante del nostro allenamento. Come vedete, io ho preparato un quadrato in terra, giusto per darvi un riferimento. Se volete potete farlo anche voi, e lo stesso il bastone, potete usare qualsiasi cosa che avete in casa, anche un semplice giornale arrotolato, così che anche i nostri giovani allievi sotto la visione dei genitori si possono allenare. Allora, cominciamo a dire alcune cose. Nell'eschema, rispetto al wincio, ovviamente ho un bastone. Questo comporta una cosa fondamentale, che la mia distanza di combattimento è notevolmente aumentata, mentre il combattimento a mani nude, la mia arma più lunga è la gamba. Adesso, come potete vedere, con il bastone io ho un aggetto maggiore. Questo vuol dire che posso tenere in una posizione diversa, non starò più come un guinio con il peso dietro, la gamba libera avanti per calciare e per parare eventuali calci, ma potrò permettermi di stare con i piedi paralleli su un binario e il peso distribuito 50-50. I primi esercizi che facciamo sui passi e sui primi colpi, ho preparato questo quadrato apposta perché partiamo dalla posizione del centro della X e sto al centro del cuore. Ogni movimento che faccio io adesso, i passi, li farò lungo queste traiettorie principali. Quindi immaginate proprio di essere al centro di una X e di muovervi lungo le braccia. In avanti a destra, in avanti a sinistra, dietro a destra, dietro a sinistra. Ovviamente ci sono anche i passi laterali, in avanti e indietro, ma cominciamo con questi principali per abituarci. Cominciamo con i primi passi, con la posizione di guardia a tempo, il bastone verticale davanti a me e la mano attiva all'altezza del petto. Cominciamo con un passo, torno sul point, vado dall'altra parte, torno sul point, vado dietro, torno sul point, vado dietro. Le gambe sono sempre piegate e cariche, il peso è sul davampiede, l'appoggio è sul davampiede ed il peso è distribuito in uguale maniera tra le gambe. Cominciamo con questi passi a X perché io ovviamente la prima cosa che voglio fare è togliermi dalla linea d'attacco di un eventuale avversario. Quindi la bastonata del mio avversario che verrà in questa direzione per colpirmi, la prima cosa che voglio fare io è togliermi proprio dalla traiettoria dell'attacco. Adesso questi passi li facciamo sempre ripassando per il point e andando piedi. Questo è puramente un esercizio e questa è una funzione didattica per insegnarci poi a non fare mai questi passi incrociati, perché mi danno un momento di disequilibrio di rallentamento negli spostamenti. Quindi adesso nell'esercizio ogni volta torniamo sul point con i piedi uniti. Questa è una cosa che poi in dinamica di combattimento, quando saremo un po' più pratici, ovviamente per te. Cominciamo semplicemente con i passi, il bastone dritto davanti a me, l'altra mano attiva, avanti destra, torno sul point, avanti sinistra, torno sul point, vado dietro, torno sul point, vado dietro. E così con i piedi carichi, una posizione attiva, inizio a fare i miei spostamenti. Ovviamente, abbiamo detto, il passaggio per il point è puramente didattico in questa fase di allenamento. Una volta che ci siamo allenati sui passi, iniziamo a inserire i primi colpi. Inseriamo i primi angoli d'attacco, quindi primo colpo, angolo 1. L'angolo 1 è un colpo verticale, dall'alto verso il basso, su questa diagonale che va alto destra, basso sinistra, e il bersaglio che io ho è la destra sinistra del mio avversario. Quindi, ovviamente, specularmente, inseriamo questo colpo sui passi che abbiamo appena fatto. Quindi, passo, angolo 1, poi passo, angolo 1, poi passo, angolo 1, poi passo, angolo 1. Come vedete, l'altra mano sta sempre attiva, più avanti vedremo la sua funzione.
una cosa importante è dove io tiro la gloria. Abbiamo detto che io mi muovo lungo questa traiettoria per prendermi un angolo migliore d'attacco, ma per togliermi dalla linea di forza del mio avversario. Quindi il mio avversario è davanti a me. Non è che se io faccio questo passo, l'avversario è qua e colpisco qua, quando vengo qui l'avversario è qua e colpisco qua. L'avversario è sempre davanti a me, quindi passo, angolo 1 e questo è il mio bersaglio, passo, angolo 1, questo è il mio bersaglio, vengo dietro e vengo dietro. Quindi il mio bersaglio è sempre davanti a me. Questo esercizio ci serve anche per non abituarci a coordinare passi e colpi. Se no io mi abituo che quando faccio questo passo tiro un colpo, quando faccio l'altro passo ne tiro un altro. In realtà gli spostamenti sono una cosa in base all'ambiente dove mi trovo, la strategia dove mi trovo, e i colpi sono un'altra. Anche questi possono variare in base alla posizione in cui mi trovo, alla distanza e che cosa mi è più conveniente. Non è detto che a un determinato passo corrisponda a determinato colpo. Quindi come vediamo adesso, sui passi, su ogni passo io tiro l'angolo 1, abbiamo detto diagonale dall'alto verso il basso, il bersaglio è la tempia e lo faccio su tutti gli angoli. Stessa cosa faccio con il colpo di angolo 2, esattamente l'altra diagonale, per parlare un termine tennistico, un dritto e un rovescio, anche se i movimenti non sono gli stessi, ma lavoro sulle diagonali, ma il polso è girato dall'altra parte. Anche qui angolo 2, il bersaglio stavolta è la tempia destra del mio avversario e io il colpo lo tiro su tutti i passi. Quindi mi rimetto in guardia, point, posizione bastone davanti a me, mano attiva, passo angolo 2, point, passo angolo 2, point, passo angolo 2, point, passo angolo 2. E così via dicendo, alleno su ogni passo il mio colpo. Angolo 2, angolo 2. Andiamo a vedere gli altri angoli d'attacco principali, 3, 4 e 5. Abbiamo visto angolo 1, una diagonale, angolo 2, l'altra diagonale, angolo 3, taglio orizzontale, è un colpo al corpo. Anche questo io lo metto su tutti i miei passi. Passo, angolo 3, point, passo, angolo 3, point, passo, angolo 3, poi passo, angolo 3, e via dicendo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Stessa cosa per l'angolo 4, che è esattamente dall'altra parte. Poi vedremo il modo giusto per passare da un angolo all'altro, che non è questo dove il mio bastone gira, ma è questo, dove è solamente il mio polso che gira. In questo modo vedete che la punta del mio bastone rimane sempre verso l'avversario e non ho mai questo movimento circolare durante il quale io sono scoperto. Quindi abbiamo visto l'angolo 4, stessa cosa, riparto dal point, passo, angolo 4, point, passo, angolo 4, point, passo, angolo 4, poi un passo angolo 4. Così posso fare questo colpo orizzontale su tutti e quattro i miei spostamenti. L'ultimo colpo, l'angolo 5, è una puntata dritta. Anche questo, indifferentemente dai passi, io vado a colpire. Ricordiamoci che il mio avversario è sempre davanti a me, quindi io non andrò a colpire in questa direzione o in questa direzione, ma sempre davanti. In base alle posizioni e alle dinamiche che poi si sviluppano in combattimento, io potrò colpire in questa maniera o in questa maniera, a seconda della situazione in cui mi trovo. Ma lì intervengono già questioni di lavoro, dinamiche e di colpi. Adesso, per abituarci a coordinare i colpi e i passi, è indifferente. Quindi parto dal point, posizione in guardia, mano attiva a protezione, 1, 2, 3, 4 e via dicendo, 1, 2, 3.
guaio, posso coordinare i colpi e i passi e metterli tutti insieme. Visto che ho 5 colpi principali che abbiamo analizzato e 4 passi che stiamo facendo, i passi non si coordinano, ogni volta avrò un passo con un colpo diverso. Se invece io mi alleno con i primi 4 colpi e i primi 4 passi, succederà che su questo passo tiro sempre angolo 1, su questo sempre angolo 2, su questo sempre angolo 3, su questo sempre angolo 4 e poi riparto. Quindi con questo esercizio errato io mi invito a fare un passo sempre con un determinato colpo. Se invece inserisco 5 colpi, avrò su questo passo angolo 1, su questo angolo 2, su questo angolo 3, su questo angolo 4, quando riparto i colpi, i passi, c'ho un colpo angolo 5. Quindi verrò qui angolo 1, qui angolo 2, qui angolo 3 e qui angolo 4. In questo modo posso variare gli angoli colpi a piacimento. Mi raccomando, allenatevi e vedremo poi passare dagli attacchi alle difese e lo studio del nostro box system.